Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Music Production. Questa è la prima parte del primo capitolo del corso di Audio Engineering che si chiama La natura del suono. Partiremo da quella che è la base più assoluta, ovvero i fenomeni fisici che noi conosciamo come suono e che noi interpretiamo come musica, che il nostro orecchio interpreta come musica, ma è molto importante per chi si avvicina a questa professione, per chi vuole capire un po' il funzionamento di tutto questo mondo, sapere bene la natura del suono fin dalle sue fondamenta essenziali. Pronti? Cominciamo! Abbiamo tutti esperienza quotidiana del suono e tutti abbiamo imparato a scuola, più o meno, che si tratta di una vibrazione di molecole d'aria che raggiunge i nostri timpani. Il suono che noi udiamo parte sempre da una sorgente che vibra, come le corde vocali, gli strumenti musicali, il diaframma di uno speaker. Pensiamo per un secondo al diaframma dello speaker, ok? Un diaframma di uno speaker si comporta in questa maniera, si muove avanti e indietro, vibra avanti e indietro ed esercita pressione sulle molecole d'aria, quindi causerà dei momenti in cui c'è una compressione dell'aria e momenti in cui c'è una rarefazione dell'aria. Il susseguirsi di compressioni e rarefazioni causa quello che noi chiamiamo moto ondulatorio. I moti ondulatori sono tutti intorno a noi, il mondo ne è pieno, pensate alle onde del mare, per esempio, ma anche tutte le forme di onde elettromagnetiche, come la luce del sole, i raggi X, le radiazioni, eccetera, eccetera. La molla è un buon esempio per cercare di capire bene come funziona un'onda, un moto ondulatorio. Una pressione applicata alla molla da un lato si trasmetterà all'altro lato, e viceversa ovviamente. Si tratta in questo caso specifico di un'onda longitudinale. Un'onda sonora è un'onda longitudinale, mentre invece, per esempio, le onde del mare, siccome il loro movimento è causato non dalla molecola che si muove avanti e indietro, ma in realtà dalla molecola che si muove su e giù, secondo questo principio qua, ok? Questo principio, immaginate, ecco sì, per fare un esempio adatto, una boa. In realtà una boa si muove su e giù, no? E come mai si muove così? Perché il moto a livello molecolare in realtà è in verticale. Le onde sembrano muoversi orizzontalmente perché avviene questo principio qua, ma in realtà le molecole si muovono su e giù e quindi la boa, invece di muoversi orizzontalmente, andrà su e giù. Il suono per sua natura tende a espandersi in una linea retta, ma subito dopo ad aprirsi gradualmente a ventaglio, questo soprattutto a basse frequenze. In realtà dipende anche molto dalla fonte che lo emette, ma questo lo vedremo in seguito. Ora, abbiamo parlato del moto ondulatorio, ma in sostanza come si raffigurano queste onde? Come si interpretano? Bene, vengono misurate prima di tutto secondo una frequenza. E la frequenza è il numero di volte che un'onda fa il ciclo completo di compressione e rarefazione in un secondo. Se vedete quest'onda qua accanto a me, capirete che la compressione e la rarefazione si alternano secondo un certo ritmo, ma qual è questo ritmo? Appunto, è la frequenza. Si misura in hertz e la scala della misurazione dell'hertz è più o meno un hertz ogni... è un ciclo di vibrazione per secondo. Ovviamente 1000 hertz sono un kHz, un kilohertz se vogliamo chiamare così, e invece 1 milione di hertz sono un megahertz. Perché vi dico questo? Perché il suono, tecnicamente parlando, esiste in tutte le frequenze possibili, però l'orecchio umano non è in grado di percepirle tutte. L'orecchio umano in media percepisce solo una certa gamma di frequenze. Questa gamma di frequenze non è lineare per tutti gli esseri umani, ovviamente, e non ha gli stessi limiti per tutti gli esseri umani. Per qualcuno è di più, per qualcuno è un po' di meno, ma mediamente possiamo assumere che il range udibile per l'umano sia 20 Hz, 20.000 Hz. Altri esseri viventi hanno range molto diversi, i cani per esempio sentono molto al di sopra dei 20.000 Hz. Ora che abbiamo parlato della frequenza, c'è un'altra cosa importantissima di cui dobbiamo parlare, che è la lunghezza d'onda. La lunghezza d'onda è la distanza fra le due creste o i due ventri dell'onda che avete visto prima e che
In buona sostanza dipende moltissimo da quindi dalla frequenza del suono. Frequenze diverse avranno diverse lunghezze d'onda. La lunghezza d'onda, ragazzi, lo so che per molti di voi può sembrare strano, ma l'onda che vedete rappresentata ovviamente non è a grandezza naturale, ma è un valore fisico. Il suono si muove veramente secondo questa dinamica nell'aria. Quindi ogni frequenza corrisponde a una lunghezza d'onda ed è una misurazione possibile reale di come si comporta un suono. La lunghezza d'onda si calcola con la formula velocità uguale frequenza per lunghezza d'onda e si applica a tutti i moti ondulatori, non solo al suono. Ora, riguardo alla velocità, non c'è da parlarne molto perché in buona sostanza è quanto l'onda sonora riesce a percorrere in un secondo in un determinato ambiente. Ma siccome l'ambiente che ci interessa nella maggior parte dei casi è l'aria, lo possiamo considerare un valore fisso. E questo valore fisso è 340 metri al secondo. Piccolo consiglio, questa formula, tutto quello che ho detto nell'ultimo minuto, appuntatevelo, ok? Perché in ambito live questa cosa, in certi casi specifici, può salvarvi le chiappe. Con questa formula possiamo calcolare che, in buona sostanza, più la lunghezza d'onda è grande, più la frequenza sarà bassa, o viceversa. Si va dai pochissimi millimetri di una frequenza molto alta fino ai ben 17 metri di una frequenza a 20 Hz. Capite bene che cosa intendo? Una frequenza a 20 Hz, prima di fare un ciclo completo di compressione e rarefazione, percorre 17 metri. Le dimensioni fisiche enormi delle forme d'onda di frequenza più bassa causano dei problemi enormi all'interno dell'ambito del trattamento acustico, ma questa è una cosa che vedremo in seguito. D'altro canto, una forma d'onda di 20 kHz, cioè 20.000 Hz, avrà una lunghezza di appena 17 mm, una lunghezza d'onda intendo. La cosa curiosa è che più è alta la frequenza, più è facile da gestire in ambito reale quando si tratta di fare una correzione acustica, ma è molto difficile da gestire in ambito elettronico. E per le basse frequenze è esattamente l'opposto. Sono molto facili da gestire in ambito elettronico, ma sono estremamente difficili da gestire nell'ambito della vita vera, reale. Ora che abbiamo parlato un po' della natura del suono, bisogna parlare della sua possibilità di essere misurato. I decibel sono una convenzione che ci permette di comparare e quantificare i livelli sonori anche attraverso medium diversi, ovvero praticamente tutti i supporti che sono in grado di trasmettere un segnale sonoro, ovvero il suono che si trasmette nell'aria, un segnale elettrico microfonico, cioè di un microfono o di una chitarra elettrica, un segnale magnetico proveniente da un nastro, eccetera eccetera. Una variazione di 3 dB per esempio ha lo stesso valore all'interno di tutti questi media. Un altro vantaggio dell'utilizzo dei decibel è che il nostro orecchio ha una percezione non lineare ma logaritmica del suono. Cosa vuol dire questo? Che se fosse misurato in maniera lineare, una stessa percezione di variazione del suono avrebbe dei valori diversi, perché non è la stessa cosa se si parte da un punto di suono appena appena udibile e si fa un salto equivalente a quello che si fa quando si parte da un rumore mediamente forte e si passa a uno ancora più forte. La percezione del nostro orecchio, anche se la variazione è dal punto di vista fisico uguale, il nostro orecchio la percepisce in maniera molto diversa. Percepiamo un suono differentemente se il suono di partenza con cui lo compariamo era più basso o più alto, ma in realtà la variazione di pressione dal punto di vista di legge fisica è la stessa. Il decibel invece è un modo per misurare questa cosa in maniera comparativa e quindi una variazione di 3 decibel è uguale indipendentemente dal punto di partenza sonoro. È importante quindi capire che i decibel sono un'unità di valore e non un'unità di misura e che quindi vanno usati per comparare due suoni e non per misurarli. Diciamo comunemente alzami quel suono di 6 dB. Ma questo non ti dice in realtà quanto quel suono sia alto, ti dice quanto quel suono sia più alto di quello precedente. Per questo ci vuole un riferimento, per accumulare un po' tutte le cose, ok? E il riferimento che si usa è quello a 0 dB. A 0 dB usiamo un riferimento fisico che
che è chiamato la soglia dell'udibile, un livello sotto il quale non si riesce più a udire un determinato suono. A volte è indicato come il rumore di una foglia che cade da un albero. Quindi quando ci relazioniamo con i decibel, con i dB, è importante capire in che contesto ci troviamo, qual è il punto di partenza, eccetera. E se un produttore ti chiede di alzare una chitarra di un pochino, devi anche imparare a rapportarti con questo fatto e imparare a capire in decibel quanto è quel un pochino, per non fare delle variazioni senza senso. C'è un altro concetto che voglio buttare là, e questo concetto è in pratica la legge dell'inverso del quadrato. Sarà utile soprattutto in ambito live. In fisica, una legge dell'inverso del quadrato è ogni legge fisica che affermi che una specifica grandezza fisica è il modulo inversamente proporzionale al quadrato della distanza dalla sorgente di quella grandezza. Detta così, per chi non è pratico, sembra un'affermazione senza senso, ma in realtà significa molto semplicemente che a partire da una sorgente sonora e dalla tua distanza da una sorgente sonora, dal tuo punto di ascolto, ogni raddoppio della distanza da quella sorgente sonora, il suono scende di 6 dB. Ovviamente questa regola è soggetta a tantissime variazioni, perché nel mondo reale non è una cosa mai così lineare, però grosso modo la regola è questa e, vi ripeto, è da considerare in ambito live. Bene ragazzi, direi di terminare qua questa prima puntata. Spero che il corso vi stia interessando. Parleremo di ancora tantissime altre cose, ma non sottovalutate l'importanza di queste basi, davvero, e non fate il mio stesso errore, tra parentesi, che sono dovuto andarle a rivedere diversi anni dopo. Non adesso, ovviamente, adesso già le sapevo, ma vi assicuro che per tanto tempo le ho sottovalutate e mi sono ritrovato nei casini proprio quando mi serviva capire certi concetti, ok? Quindi non sottovalutate queste cose, imparatele bene perché non sono molte, e da qui partite per andare a imparare la cosa successiva, d'accordo? Bene ragazzi, per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e se volete lasciate mi piace a questo video, ma soprattutto qui sotto in descrizione, come vi ho già detto nella presentazione, nell'introduzione al corso, qui sotto in descrizione troverete la piccola dispensa di questa lezione. Ed è un riferimento scritto che potrebbe esservi utile. Quindi ragazzi, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Fatemi tutte le domande che volete, sono qui per questo. Vi aspetto qui sotto nei commenti con un sacco di domande. Quindi ragazzi, appuntamento alla prossima volta, sotto con le domande, e ci vediamo presto.